Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 4 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Più perspicaci e fantasiosi con la luna nel segno. Giornata favolosa per l'amore, dal mattino a notte fonda è tutto un concerto di mille violini. Coccolati in famiglia e corteggiati fuori casa, date alia ai sogni più romantici, identificandovi con tutte le coppie letterarie più famose, da Paolo e Francesca, a Giulietta e Romeo, fino a Dante e Beatrice. Sul piano professionale, però, Saturno vi fa scendere dalla luna obbligandovi a posare i piedi a terra, mail o telefonata decisiva per un colloquio o una questione tenuta in sospeso, perspicacia e disponibilità al dialogo saranno l'antidoto a incertezze e malintesi. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner, ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente: fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Giornata all'insegna del miglioramento dell'umore. La luna che fin qui si opponeva ora lascia il campo e vi sentirete liberi e vitali. La persona che oggi si mostra particolarmente interessata a voi sappiate che non è molto sincera, e soprattutto se siete nati di Marte, mercoledì e sabato dalle 12 alle 19 fate ben attenzione alle lusinghe. State pensando di fare un piccolo regalo alla persona a cui tenete? Che aspettate a farlo? Non è necessario che spendiate molto, basta un piccolissimo pensiero. I nati di domenica potrebbero vedersi delusi da un conoscente, i single in particolare potrebbero vedere appuntamenti sfumati e impegni disdetti anche all'ultimo momento. Portate pazienza. Sarete molto loquaci e buone nuove vi attendono, solo come al solito sarete più distratti del solito. Oggi potreste avere un piccolo colpo di fortuna come una piccola vincita, una piccola opportunità, una piccola proposta. Cercate di non sprecare l'occasione e di non pensare tuttavia che in fondo è sempre una cosa trascurabile. Insofferenza. Conflitti con donne. Cerca di non stancarti troppo. Attento alle cadute, nel maneggiare coltelli e arnesi appuntiti. Affronterete un periodo un po' critico. Per fortuna che avete al fianco un angelo custode sempre pronto ad aiutarvi. Se siete preoccupati riguardo un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. A volte cercate di evitare di progettare la parte più complessa delle cose, siete degli idealisti e sporcarvi le mani con il duro lavoro, vi sembra eccessivo. Non potete assillare il vostro partner o un amico con delle scuse per qualcosa che non avete fatto o per un errore che non avete commesso. In questa giornata un piccolo dramma vi farà perdere la pazienza e non riuscirete probabilmente a portare a termine un impegno preso precedentemente, con una persona molto importante, sia che si tratti di affari o di sentimenti. La vostra signora ideale, la Luna, è ritornata a favorirvi. Questo aspetto si manifesta da un punto di vista familiare. L'effetto combinato della Luna con Marte e Mercurio nella voi ostile Vergine, può non donarvi la capacità di controllare e regolare beneficamente le situazioni emotive in famiglia. Dovrete gestire una questione piuttosto complicata che si verifica tra i vostri parenti. La Luna e Saturno abbracciati nel vostro segno, colpa loro se avete quell'aria mesta, poco propensa allo svago, tutto al contrario degli altri che invece vorrebbero trascinarvi a divertirvi, a ballare, al cinema, fare qualcosa di piacevole, tra voi, il partner, gli amici, la gente in genere, un abisso. Anche sul lavoro le ingerenze dei colleghi vi infastidiscono, quanto all'interlocutore in affari, stravolti ed emotivati finite col cedergli la fetta di torta più grossa e buon per lui. Amore ed Eros. Il partner vi vuole bene, questo è un dato di fatto, e anche voi nei suoi confronti nutrite teneri sentimenti. E allora perché tenervi il muso come statue nemiche solo per questioni di potere e di ruolo? Le parole feriscono come sassate,
persone ipersensibili come voi nell'arco dovrebbero infilare solo fiori, non frecce. Luna e Giove fanno la vostra fortuna in amore. Ma non basta. Plutone, pianeta dell'eros e del coinvolgimento dei sensi, nel fidato Capricorno, vi dona una serena quotidianità in amore, se avete una relazione stabile. E Nettuno in congiunzione nel vostro segno specie se appartenete alla terza decade, la condisce con quegli elementi di poesia indispensabili per il vostro temperamento romantico. I single vivono invece una fertile stagione di successi e c'è chi non riesce più a riconoscere in loro la tendenza alla timidezza. Lavoro e denaro? Se vi tocca ci andate mugugnando, ma sono i patti, perciò il turno non si cambia. Buone opportunità per i commercianti e per chi tratta affari, time is money, dicono gli inglesi. Anche in periodo di vacanze. Lavorate ancora? Potrete programmare abilmente i vostri progetti futuri usando il vostro tipico intuito, ma anche servendovi della logica deduttiva che non sbaglia mai. Una bella lungimiranza vi accompagna se fate un lavoro indipendente e intellettuale, dunque siete in attività ancora oggi e specialmente se festeggiate il compleanno nella Pescina seconda decade. Benessere. Se fosse per voi dormireste fino a mezzogiorno e magari anche un pochino di più, stanchezza e mal di spalle, la famigerata cervicale. Anche la pancia reclama più premure, specie se soffrite di intolleranze alimentari. Sport sì ma non estremo, già identificato il vostro preferito, pennichella sulla spiaggia fingendo di leggere un romanzo impegnato. Denaro. Ci sono buone possibilità di centrare il bersaglio di una vincita al gioco in questa giornata di piena estate. La signora della fortuna, la luna, si trova proprio in congiunzione nel vostro segno ed è gratificata dal dio della buona sorte, Giove, nel toro. Per lei, in fase di flirt il look fa moltissimo. Curate l'immagine, sia al centro estetico e alle tisane drenanti. Per lui, quando la logica occorre via libera, ma quando ha esaurito il suo compito voi creativi seguite le vostre intuizioni, la prima impressione di pancia si rivelerà esatta. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.